Bella a tutti ragazzi, Coorgasmi che sono qui con un nuovo episodio della carriera. In questo episodio concluderemo il mercato invernale, ma prima di iniziare vi vorrei porre un quesito che mi è stato, diciamo, mi è saltato così all'occhio nello scorso video, dopo lo scorso video. Cioè, nello scorso video, come avete sentito, visto, ho aperto un secondo canale per fare video di gaming in generale, videogiochi in generale. Però io pensavo, come mi è stato detto da alcuni di voi, ma non è meglio se continui a fare i video di FIFA ovviamente sul tuo canale e alternando mettere qualche video, non so, di Call of Duty o anche di videogiochi, così da far crescere di più magari il tuo canale senza dover ricorrere a un secondo di questo. Fatemi sapere nei commenti che cosa preferite voi, perché ovviamente io faccio quello che voi preferite. Se voi preferite che ci sia un secondo canale con meno iscritti, meno visual, eccetera, eccetera, fatemi sapere se volete così, altrimenti io caricherò anche sul mio primo canale video di altro rispetto a FIFA. Comunque, come avete visto da questa prima, da questo primo, prime immagini, ho rifatto la un'offerta per Shar, per ingaggiarlo, per fargli il precontratto, per prenderlo poi in estate, che però continua a non rispondermi. Sono passati tipo una settimana e continua a non rispondere. Infatti è arrivata la prima partita contro l'Hannover, diciamo l'ultima partita del 2014, che parte subito alla grande con una giocata incredibile di Sam e il primo gol di Lacazette, alla prima da titolare, forse al primo pallone o il secondo che aveva toccato in questa partita. Davvero un gol secondo me meraviglioso per l'assist al bacio che gli aveva fatto Sam. Poi si continua subito alla grande con Draxler, che adesso messo in quella posizione lì da COC dietro la punta è veramente devastante. Bisognerà vedere anche quando ci saranno i due attaccanti e come giocherà. In ogni caso arriva la doppietta di Lacazette, davvero un inizio della Madonna, scoppiettante per l'attaccante francese appena arrivato nella nostra squadra. Però l'Hannover subito ci fa capire che non si scherza, e complice un po' il mio portiere che, ragazzi, guardate che gol ha preso sul suo palo, quello doveva coprire e lì ha preso il gol. Prende il gol del 2-1, ma sostanzialmente questa è l'unica occasione che avrà l'Hannover nella partita, o una delle uniche. Guardate qui quante occasioni poi ho avuto io con Sam, che fa un'azione spettacolare e poi mi sbaglia questa roba qui facilissima. E anche qui Lacazette, strano ma vero, davanti al portiere ha sbagliato un gol secondo me già fatto, anche perché contando la sua finalizzazione doveva essere già fatto. Mentre vediamo anche questa azione di Draxler, avrete notato che questo video non è in live commentary, perché ovviamente questi video della, come si dice, del mercato non li faccio in live commentary, anche perché sennò secondo me diventerebbero lunghissimi e poi magari anche un po' noiosi da seguire. Quindi arriva il gol del 3-1 con Draxler, che riesce, dopo l'ingresso in campo di Choupo-Moting, a colpire il pallone di testa, stamparlo sulla traversa, ma poi sulla ribattuta a metterlo in rete, a finalizzare al meglio. Finalmente un gol di Draxler, che comunque ha giocato una grandissima partita. Poi guardate qui, non mi è mai successo nella storia di FIFA, l'avversario prende un palo e poi un altro palo subito, cioè palo-palo, due pali nello stesso tiro, una cosa incredibile. Comunque finisce la partita, partita super dominata, vittoria strameritata per 3-1. Guardiamo anche i dati della partita, veramente un dominio totale della mia squadra. Adesso non ho guardato, a dire la verità, i risultati delle altre squadre, per esempio del, cosa c'è, il Borussia Dortmund, se non sbaglio, il Wolfsburg davanti a noi, che sono comunque le squadre che dovremo fronteggiare per anche cercare di provare a vincere il titolo, comunque sia qualificarci al in Champions League. Intanto mando nel Middlesbrough, il giovane difensore della nostra squadra in prestito. Comunque sia, mancano 5-6 ore alla fine del mercato invernale, ancora non arrivano risposte da parte di Shar. Mi arriva qui una notifica, ma in realtà è un'offerta trasferimento per Tranquillo Barnetta, offerta trasferimento che, diciamo, sono un po' titubante davanti a questo bivio. In realtà decido di aspettare, perché se vi ricordate bene Barnetta era nella trattativa di Halilovic, e quindi io aspetto le prossime ore. Se non mi risponde Shar, mi butto tutto su Halilovic, cosa che comunque ho fatto dopo che mi arriva questa notifica di Sobotka, che va in prestito all'FC Vaduz, che a dire la verità non so neanche che squadra sia. Qui riaspetto Barnetta e vado subito a
No, intanto vabbè, qui avanzo un attimo. Mancano solo 2 ore, tanto non mi risponde, ho capito perché sono passate più di una settimana e non mi ha risposto Shar, per cui vado direttamente sulle trattative, che in realtà poi è fallita la trattativa, diciamo il club si è ritirato, nella trattativa per Halilovic per provare ad offrirgli un nuovo contratto. Mancano solo 2 ore alla scadenza della, alla scadenza del mercato, quindi devo fare anche in fretta. Qui lui richiede 15.000 a settimana, con tra l'altro lui è giocatore chiave nel Barcellona B, quindi era anche abbastanza difficile. Infatti, mettendogli giocatore sporadico, avevo paura di che non bastassero quei 15.000, perché magari, sai, magari lui non accetta perché dice io gioco nella mia squadra, quindi preferisco stare lì. Invece io gli ho aumentato di 5.000 il suo stipendio, per cui lui ha accettato. Avevo paura che non accettasse e poi non ci sarebbe stato il tempo materiale per riuscire a prenderlo. Comunque sono riuscito a prenderlo, Halilovic, che comunque si presenta con un 70 di overall, che è abbastanza buono, può fare il centrocampista centrale, può fare la seconda punta, può fare il COC, anche se ne ho molti, però vabbè, un posto poi si trova sempre, e può fare anche l'ala destra volendo, e ha 4 stelle abilità, che non è affatto male. Poi vedremo sicuramente in questa stagione, giocherà poco, poi vedremo nella stagione successiva come andrà. Comunque, questo video più o meno sta finendo. Il mercato si è concluso definitivamente, è stato speso circa 80 milioni questa in Bundesliga. La prossima partita è contro l'Hertha Berlino in Coppa, Deutscher Pokal, e sono i quarti, se non sbaglio, sì, i quarti di finale, ed è importante perché noi dobbiamo cercare di almeno riuscire a vincere la Coppa di Germania sostanzialmente, perché è comunque il nostro obiettivo. Intanto qui il nostro amico Oger ci chiede di aumentargli il suo contratto, perché comunque lui gioca sempre, è un giocatore abbastanza importante per la nostra squadra, per cui sono più che felice di migliorare il suo contratto. Comunque ragazzi, questo video finisce qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, a 300 mi piace uscirà un nuovo video. Fatemi sapere quello che vi ho detto all'inizio del video, e cioè secondo voi se dovrei continuare su questo canale a fare comunque video di altre cose rispetto a FIFA, o dovrei spostarmi sul secondo canale. E comunque, se siete d'accordo sulla seconda ipotesi, iscrivetevi al mio secondo canale, come sempre il link lo trovate in descrizione. Ovviamente commentate questo video dicendomi secondo voi com'è stato questo mercato. Secondo me è stato un buon mercato, un mercato da 8, perché abbiamo preso i giocatori che ci servono, la squadra secondo me è completa e molto competitiva, quindi adesso la prova verrà data nella seconda parte della stagione. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, come ho detto prima, bella raga!